Non è un traguardo, ma è un grande giorno per Scampia, per Napoli, per questa gente che non ha mai perso la voglia di riscattarsi. L'umanità e la dignità che ho trovato qua in questi anni è una lezione di vita, una lezione per tutti, e aver lottato insieme rende ancora più bello questo giorno. Ricordando il comandante Vittorio Passeggio. Io voglio dedicare questa giornata a Vittorio Passeggio, l'uomo col megafono. Quello che incontrai nella mia prima campagna elettorale, che con questo megafono mi accompagnava tra le vele e aveva fiducia nel nostro modo di fare politica. Io credo che questa è una vittoria di Vittorio, del Comitato Vele, di Napoli, di questa amministrazione. Anche la voglia di cooperare bene col governo, andarsi a conquistare i diritti. Più ma governi, non finisce qua. Più governi sono entrati. Più governi, però vorrei ricordare soprattutto alcune persone, perché è giusto che sia così, il professor De Vincenti che è qui presente, il governo Gentiloni, Barbara Lezzi, il ministro Provenzano. Però è una vittoria di Napoli, consentitemelo, soprattutto una vittoria contro i pregiudizi, contro chi ha voluto per troppo tempo fare l'equazione vela è uguale Gomorra. Invece credo che oggi il comitato vela e gli abitanti di Scampia, la città di Napoli, battono Gomorra e Camorra 3-0, il che non significa che la Camorra è stata sconfitta, se no vengo subito equivocato. La Camorra esiste ed è ancora forte, le mafie esistono e sono ancora forti, ma oggi abbiamo dato un bel calcio nel sedere a tutta quella gente che ha mortificato anche attraverso i pregiudizi e la letteratura unilaterale questo popolo, che invece poteva cedere, poteva mollare, perché vivere in queste condizioni non è facile e puoi agganciarti all'amo della Camorra. Invece, come vedete, hanno mantenuto dignità, onestà e passione civile, e noi abbiamo anche voluto fortemente le clausole sociali. Nei cantieri stanno lavorando i disoccupati di Scampia, i disoccupati dell'area nord, come a Bagnoli devono lavorare i disoccupati dell'area Flegrea. Questo è un altro segnale, perché il lavoro è il primo diritto della Costituzione, e questi cantieri di rigenerazione urbana significa anche lavoro per gente che da troppo tempo è senza lavoro. Sì, ma parliamo anche dei costi e di come sarà il futuro di Scampia. Ma i costi complessivamente qua andiamo su una somma che se consideriamo abbattimento e rigenerazione poco sotto i 100 milioni di euro. Però abbiamo le risorse tutte. Ieri ho sentito il ministro Provenzano che mi ha assicurato che le nostre richieste sono state accolte nel patto per il Sud. Credo che questa vittoria ha trovato anche il consenso del governo. Questo è un segnale importante, che quando si lotta bene la gente poi capisce, ce n'è voluto, però oggi abbiamo anche le risorse economiche. Adesso non c'è alibi per nessuno, bisogna fare presto e bene, non tutto sarà fatto in 10 giorni, però oggi era la giornata più importante, perché vedere queste pinze che abbattono balconi e mura, io credo che è un risultato storico che anche io, che sono un ottimista, come dire, fin quando non l'ho visto, comunque avevo il timore che potesse accadere qualcosa fino all'ultimo minuto che lo impediva. Adesso non ci ferma più nessuno. Allora, questa è una delibera molto originaria e innovativa che ha fatto il Comune di Napoli. Cioè, in tutti i cantieri che si stanno realizzando a Napoli si devono applicare le clausole sociali. Cioè, una parte del lavoro deve andare ai disoccupati del territorio, quindi della città, a seconda poi dei quartieri. Questa è una cosa, secondo me, molto bella, e devo dire qua voglio ringraziare anche l'ADD Costruzioni, questa azienda che si è aggiudicata la gara, stanno lavorando molto bene e hanno applicato anche le clausole sociali che noi avevamo richiesto. I tempi sono quelli previsti dall'approvazione dei progetti, adesso sono 40 giorni per l'abbattimento di questa vela, poi non ci fermiamo più, quindi allocazione delle persone che stanno nelle altre vele in altri alloggi, e nel frattempo vanno avanti le progettazioni per la rigenerazione urbana. Il processo è chiaramente, ha bisogno di alcuni anni, ma sono tempi molto ravvicinati. Voglio ricordare l'Agenzia della Coesione, era qui presente l'Agro, vorrei ricordare il professor De Vincenti che è venuto, il presidente del Consiglio Gentiloni, Barbara Lezzi, il ministro Provenzano, cioè sono delle persone che a livello nazionale. La Boldrini che accolse il comitato Vele, che mi ricordo all'inizio non li volevano fare entrare in Parlamento, disse: guardate, qua siamo una cosa, comitato Vele, università e amministrazione, quindi si lotta insieme e si vince insieme, si piange insieme e si ride insieme. Oggi è una giornata di gioia, ma non è un traguardo, non è il traguardo finale, è un momento però che non dobbiamo banalizzare, perché arrivare a questo non è stato facile, quindi è un grande risultato. Adesso non ci ferma più nessuno. Abbiamo solo il cronoprogramma davanti, quindi. Sì, per Scampia ci sono ancora 50 milioni che voi potreste avere dal governo. Li avremo, sì. Mi ha chiamato ieri il ministro Provenzano, mi ha rassicurato che le risorse integrali ci sono nel patto per il Sud. Anzi, quindi ho anche apprezzato la sua telefonata di ieri.
mi ha detto che voleva stare qui con noi, non poteva perché c'era un impegno importante a Roma, ma ci ha tenuto a rappresentarmi che le risorse ci sono tutte. Quindi adesso dobbiamo solo correre, fare presto e bene, tutti quanti insieme, insieme al popolo di Scampia, al popolo della città intera e insieme al paese. Oggi finalmente quelli che godevano sull'immagine Vele uguale Gomorra non possono godere, perché oggi gode la Napoli che resiste e la Napoli che ha dovuto lottare anche contro i pregiudizi. Una cosa è la camorra, una cosa è costruire una narrazione unilaterale su un popolo che non se lo meritava. Io qua ho avuto delle lezioni di umanità qua. Ma Scampia è già rinata, già da parecchio. Oggi è un momento di quella rinascita. Ma Scampia è rinata e voglio ricordare a chi non lo sa, ovviamente, che è il quartiere di Napoli che ha maggior numero di associazioni. Quindi qua Scampia ha già scelto e oggi questo è uno di quei traguardi del perché Scampia ha scelto. Andiamo avanti in questa direzione. Ti ha mai sfiorato l'idea, siccome l'abbattimento va nel solco di quello che già si era fatto anni fa, no? Cioè le vele si devono abbattere e basta. Ti ha mai sfiorato l'idea di un recupero oppure la scelta politica è stata sempre quella di vanno giù, decide basta, il popolo, decide la città, decide il popolo. Quando io ho incontrato nei vari momenti il comitato Vele, la popolazione di Scampia, loro volevano l'abbattimento. Se loro volevano l'abbattimento, il sindaco è d'accordo. Questa è la democrazia partecipativa. Io ero d'accordo anche io, ma se loro non lo erano, io avrei cambiato idea, perché è giusto che decida il territorio. Qua il riscatto è soprattutto merito, ripeto, della gente di Scampia, rappresentata da tanti, Lorenzo, Omero e tanti altri, ma soprattutto da Vittorio Passeggio, a cui dedico come sindaco di Napoli questo momento, perché è un uomo a cui io sono particolarmente affezionato, ho la sua fotografia nella mia scrivania, vive un momento difficile, ma penso che in questo momento anche la sua testa e il suo spirito stanno sorridendo. Le famiglie le abbiamo sistemate tutte qua vicino, a via Gobetti e via Labriola, in degli alloggi popolari finalmente dignitosi e belli che abbiamo realizzato, e adesso realizzeremo gli altri per sistemare gli abitanti delle altre vele. Nessuno rimarrà in mezzo alla strada. Un'ultima domanda, lo sportello del cittadino, caro esposo presidente qui presente, volevo chiederle, non abbiamo pensato a fare un presidio di legalità, un punto d'ascolto giuridico per tutte le problematiche legali che sono concernenti il fenomeno di Scampia, per quello che... Sì, vabbè, ma noi lo siamo anche noi direttamente come amministrazione, no, certo, voi lo potete, presidio, ma si può fare anche, potete proporre tutto. Nella democrazia partecipativa proporre è sempre lecito. Ma Scampia è già partita, è per questo che stiamo qua. Oggi è uno di quei momenti importanti di un viaggio per la giustizia, per la legalità, per i diritti. Qua è oggi l'evidenza che non si è mollato. È una vittoria del Comitato Vele, è una vittoria della città, una città che si è andata a conquistare i diritti a Roma, che ha trovato anche un ascolto significativo. Adesso andiamo avanti, la festa sarà finita quando avremo abbattuto tutte le vele tranne una che verrà riqualificata. Un attimo solo. Aspetti un secondo, poi dici tutto quello che vuoi. Che abbiamo, che riqualificheremo, e poi tutte le infrastrutture e i servizi che saranno realizzati, perché noi abbiamo risorse economiche non solo per l'abbattimento e per la riqualificazione di una vela che rimane in piedi, abbiamo risorse anche per la rigenerazione urbana. Quindi ci sono i soldi, c'è la volontà politica, c'è il popolo che lotta per tutto questo, adesso ci sono i tempi burocratici che cercheremo di ridurre al minimo, ma ormai si vede il traguardo. Così, perché nelle altre vele ci sono ancora abitanti, diciamo, qual è il loro destino? Nessuno andrà in mezzo a una strada, saranno sistemati come sono stati sistemati quelli della vela che oggi alle mie spalle si sta battendo, in alloggi dignitosi come quelli di via Gobetti e via Labriola. Abbiamo anche applicato le clausole sociali, in questo cantiere stanno lavorando dei disoccupati, non c'è caso in Italia in cui si è lavorato in questo modo, e lo vorrei ricordare a tutti, questo è l'unico caso in Italia in cui il progetto di abbattimento e riqualificazione porta le firme degli abitanti di Scampia, Comitato Vele, dell'Università di Napoli e del Sindaco di Napoli. Scampia è un modello per l'Europa? Scampia è un modello per l'Italia sicuro, ma credo anche per l'Europa, di democrazia partecipativa, di stare insieme amministrazione e cittadini, di non mollare mai, di non trasformare la rabbia e l'indignazione in cattiveria ma in partecipazione, una pagina di giustizia, di onestà e di lotta, e anche un bel calcio a tutto quel pregiudizio, di quella narrazione Scampia è uguale camorra, Vele è uguale Gomorra. La camorra c'è, ma quell'equazione ha fatto molto male a questa gente, perché non solo ha vissuto in condizioni disumane, ha avuto pure per troppi anni un marchio indelebile addosso, come se fossero tutti brutti, sporchi e cattivi
camorristi. Questo è davvero un pregiudizio a cui oggi abbiamo dato un bel calcio nel sedere. Chi dedica questa giornata? Vittorio Passeggio. Vittorio Passeggio, leader storico del comitato Vele, l'uomo col megafono, quello che mi accompagnò per mano la prima volta qui nel marzo del 2011, nella prima campagna elettorale, che adesso vive un momento di difficoltà, ma penso che lui è l'anima di Scampia del comitato Vele, è stato determinante a scuotere le coscienze di tutti noi. E poi la lezione di umanità che ho avuto in questi anni nel conoscere questa gente, che non ha mai perso quel senso di umanità, di voglia di riscatto e di lottare per la giustizia, perché non è facile rimanere onesti quando attorno c'è degrado, quando ti dicono che sei gomorra, quando non hai lavoro e quando vivi in condizioni senza acqua certe volte, senza luce, è davvero difficile. Quindi è una lezione all'Italia intera, è una lezione anche all'Europa, l'Europa dei diritti, della giustizia sociale e della lotta alle disuguaglianze. Sindaco, la prossima tappa la facoltà di medicina, quando riuscirete a sbloccare? Uso sempre il condizionale perché sennò poi insomma va a finire che veniamo smentiti. Dovrebbero iniziare i corsi universitari all'Università di Scampia nell'anno accademico 2021. Quindi sarà settembre. Un'altra tappa importante. Importantissimo, straordinario, importantissimo. Quali sono le altre tappe? Vabbè, una cosa alla volta, siamo due tappe, stiamo abbattendo le ville, l'università, insomma per adesso mi fermerei qua perché sennò facciamo l'elenco delle tante cose fatte che si devono fare. Io oggi mi voglio godere sinceramente questa giornata che è dedicata all'abbattimento delle ville. Una delle, grazie, vele, ragazzi. Una delle vele resta in piedi e verrà ristrutturata, ovviamente riqualificata, e sarà destinata soprattutto ad uffici pubblici, tra cui quelli della città metropolitana, quindi una periferia che diventa centro, e questa è un'altra rivoluzione politica ed istituzionale. Grazie. Che cosa le hanno detto gli abitanti delle vele? Un attimo solo, chi è? Che cosa hanno detto gli abitanti delle vele rispetto a questa giornata? Beh, sono emozionati, ieri li ho incontrati a Piscinola, li avevo già incontrati, li ho rivisti stamattina, c'è una grande emozione, ma io devo dire è nato anche una grande fratellanza, ecco, voglio dire questo. In un momento storico in cui sembra certe volte prevalere l'ancora e l'odio, qua c'è anche una pagina di fratellanza, di solidarietà, di umanità, di condivisione, di abbracci. E guardate, ci sono stati momenti non facili, momenti in cui siamo scontrati, momenti di conflitto, momenti di delusione, momenti di rabbia, poi momenti di festa, di gioia e poi un'altra volta momenti di preoccupazione. C'è stato sempre un grande rispetto reciproco. Questa è una bella pagina al paese che viene da sud. Una pagina di fratellanza, di lotta comune che abbiamo fatto insieme, guardandoci sempre negli occhi. Loro hanno rispettato noi e noi abbiamo rispettato loro. Che cosa dice Scampia oggi all'Italia? Scampia batte Gomorra 3-0. Per l'80% di disoccupazione. Quello che chiedono adesso è lavoro e oltre a una casa. Godiamoci anche i momenti, perché voi siete abili come a passare già al domani. Questo è un momento che va goduto ed è talmente per noi fondamentale il diritto al lavoro e il diritto alla casa che le persone che stavano qua dentro gli abbiamo dato una casa e alcune delle persone disoccupate stanno lavorando in questo cantiere. Non risolveremo il problema della casa e della disoccupazione, che non compete al Comune di Napoli fare, però noi non lasciamo indietro mai nessuno, quindi gli abitanti delle altre vele andranno in altre case e lavoreremo al massimo per cercare di dare lavoro a quanto più persone possibile. Poi lotteremo con il governo nazionale, con il governo regionale affinché metta in campo politiche attive per il lavoro, politiche per la casa. Il Comune di Napoli è senza soldi, penso anche questa pagina, anche questa sottolineatura dobbiamo fare, cioè il Comune di Napoli senza soldi ha scritto una pagina che diciamo è storica, è quasi un miracolo laico che noi stiamo qua. Quindi adesso godiamoci questo momento, che è un momento che non viene tutti i giorni, e poi parleremo dei problemi e di tante altre cose che certo non se ne sono andate.